ragazzi, il suo paese, per quanto abbiamo visto per ora, è bello sgarruppato. Non è uno dei posti più belli che abbiamo visto. Abbiamo visto posti migliori. Ragazzi, questa mattina, appena è sorto il sole, in quella specie di officina là in fondo hanno acceso la musica, ma non è tanto la musica in sé, è il volume esageratamente alto che fa sì che tu non senti la voce del cantante o la musica in modo decente, senti solo le casse che stanno per rompersi. Siamo svegliati molto presto, come avete visto questa mattina, e devo dire che siamo già quasi pronti per partire, che vogliamo lasciare questo posto un po' troppo incasinato. Vogliamo trovare una spiaggia, un posto dove poter magari fermarci un paio di giorni con un po' di tranquillità. Non è questo il posto giusto, anche perché il parcheggio è vero, siamo stati abbastanza comodi, è abbastanza lontano dalla spiaggia, in pieno centro del paese, non è il massimo della soluzione per noi, quindi ci vogliamo spostare. Andremo a vedere cosa ci offre il Salvador, che è il paese del Centro America più piccolo, le frontiere si possono raggiungere in una mezza giornata. Andiamo a vedere. Entonces, vamos! La strada che va via dalla spiaggia di El Cuco c'ha una pendenza pazzesca. Cioè, qui c'è la spiaggia e poi la montagna. Della montagna fa un po' paura, infatti ogni tanto ci sono alberi caduti, pietre, non è molto rassicurante. Non so se si vedeva, ma laggiù c'è un vulcano gigante. Siamo fermati un attimo a quest'area di servizio per vedere di mangiare qualcosa, riposarci un attimo. Hola! Vai casare un rato vieni? Sì! Una ora! Un'ora? Sì! Ok, gracias! Gracias! La guardia, ragazzi, c'ha un fucile che manco da noi militari. Ha detto che ci pensa lui a controllare il camion se vogliamo andare alla tiendita a comprare qualcosa da mangiare. Andiamo a vedere. Strada abbastanza stancante. La strada principale non è male, c'è molto traffico, un po' di buche qua e là, devi stare molta attenzione, quindi fisicamente un po' ti stanca. Cioè, qua dietro è tutta basura. Credo che qui non ci sia la raccolta della basura, ognuno se la prende e se la butta dietro casa. Credo che più o meno funzioni così. Non avevano molto da mangiare nella tiendita, però ci siamo presi queste Friol chips che costavano davvero poco e sono davvero buone. Carico di mattoni, andava a tavoletta. Qua man mano che ci si avvicina alla capitale di San Salvador stanno facendo i lavori alle strade, stanno creando una specie di autostrada.
chilometri a El Tumbo. Dovrebbe essere una località molto turistica, una località da surf. Leggendo un po' di guide ci siamo accorti che quella è la zona dove ci sono un po' più spiagge che dovrebbero essere interessanti e belle. Siamo un po' preoccupati per la logistica, perché qui mi sembra di vedere che sia tutto privatizzato, tutto tappato, e quindi vedremo un po' cosa ci capita a El Tumbo. Questi sono i trasporti sulla Jeep. Molto organizzati, perché hanno tutti il tettuccio. In mezzo hanno la barra di ferro dove la gente si può tenere quando viaggia in piedi. Autobus rapido, all'aria aperta, fresco, questo che fa in mezzo alla strada. Un puente moderno assi al progresso. Pensa a te. Si vede l'oceano, nero ma si vede. Poco prima di El Tumbo proviamo a fare una sosta rapida nel nostro primo supermercato salvadoregno. Pare sia un poco sgarruppato. Si sente che c'è l'aria condizionata a manetta, quella sì. Questo si mangiava la pizza però. Madonna che freddo che fa qua dentro. Preparati, vestiti come se fosse inverno, perché... birre sono già tutte in fresco, eh. Qua mi sa che sei tomato e brutto. Solite birre dai colori assurdi, immancabili in tutti i paesi centro sudamericani. Qui hanno altri bibitozzi super alcolici tipo la Jujita, roba super cheap, aguardiente. Comunque non hanno prodotti molto particolari, devo dire. La salsa bufalo piccante. Salse piccante ne abbiamo. Questa, cioè, sembra un detersivo. Salsa piccante. C'è pure proprio la confezione del detersivo. Ci sono delle confezioni veramente cheap. In effetti la roba costa davvero poco. Bene, minimo di spesa fatta. Prezzi simili a quelli del Nicaragua. In generale comunque un po' più bassi rispetto al Costa Rica. Dobbiamo attraversare la cittadina di Puerto La Libertad. Dovremmo quasi essere arrivati. Ragazzi, anche sto giro l'oceano si fa fatica davvero a vederlo. Proprio deve essere proprio qua dietro, ma ci sono tutte queste proprietà, tutto privato, non si va da nessuna parte, tutto super militarizzato. Dentro devono essere dei posti super lussuosi, super spettacolari. Qui, ragazzi, il mare è per pochi. A cantar esta canción con mucho cariño. Bene, visto che abbiamo parcheggiato, lasciamo Valentino là. A questo giro ci è toccato una sorta di camping, però ci siamo entrati, quindi dovremo pagare il nostro resort, però adesso andiamo a vedere la spiaggia. Cioè, sto posto è veramente strano, ragazzi, cioè la spiaggia si fa fatica a vederle. Non c'è neanche una strada che porta alla spiaggia. Forse là in fondo. Queste costruzioni probabilmente sono in vendita, eh. Se qualcuno vuole fare un business in Salvador, ce ne sono diverse, alcune non ci è rimasto molto. È un altro resort. Forse se va di là. Forse ora se va di qua. Qua c'è una sorta di pantanal.
Questo è il primo posto al mondo che vedo dove c'è la proprietà privata fino alle onde dell'oceano. Cioè, ma è un posto assurdo. Ma non c'è neanche la spiaggia. Qua solo se sei un surfista esperto puoi venire. Sto posto completamente recintato, resort abbandonato. Cioè, potrebbe essere un posto magnifico, rovinato dalla privatizzazione. Non è il posto per noi questo, ragazzi. Bene, non convinti che questa sia l'unica playa di questo rinomato posto per surfisti, proviamo a camminare qui lungo la falda americana, rischiando la vita, per andare a vedere se più avanti ce n'è un'altra. Questo è il nostro camping ostello, non si sa. Qua siamo arrivati a un ponte, non si sta, un ristorantino. Voilà. Qui c'è il camion che si è fermato davanti, quindi siamo fregati. Ah no, aspetta, forse c'è una strada. C'è una strada, aspetta. Forse c'è una strada che porta alla spiaggia. Ragazzi, andiamo a vedere la playa più bella di tutto il Salvador. Eccoci alla playa. Cioè, dire che è sfruttata fino all'ultimo centimetro è fargli un regalo di qualche mese. Guardate qua. Abbiamo capito che il Salvador si è venduto tutto. Fino all'ultimo centimetro di sabbia della spiaggia, anzi di roccia, se l'è venduta. Non è uno dei posti più belli che abbiamo visto. Playa Zunzal. Siamo arrivati al fiume. Puoi usufruire del locale con la piscina. C'hai l'oceano lì? Bene ragazzi, è il caso di andare a vedere El Tunco, la piccola cittadina che si trova poco distante, relativamente poco distante da dove abbiamo parcheggiato il camion, che pare essere... Non so se arriva El Tunco quella gomma anteriore di quella motocicletta. El Tunco pare essere il luogo più turistico, più rinomato, più stratosfericamente ricercato di tutto il Salvador. Sicuramente famoso per il surf. Ci avevano straconsigliato di andarlo a vedere. Quindi andiamo a piedi, camminando, e andiamo a vedere questa cittadina. Voi direte, e perché non cammini in un altro posto, c'è un posto un po' più carino? Perché non c'è, perché qua in mezzo c'è il fiume, il resto è tutta proprietà privata. Non so se questo pick-up Toyota arriva al Tunco anche lui. C'è un tipo che sta raccogliendo i cocchi, però è legato, eh. Comunque, guardate questo resort, hotel, non so bene cosa sia. Di fatto ha la spiaggia completamente privata, quindi o sei cliente o non passi. E dietro questo filo spinato, il resort, con anche il fossato, ragazzi, eh. Tanto fossato che diventa basurero. Dobbiamo attraversare la strada, vamos! È il Tunco, ma è di qua? Beh, l'acqua corrente non c'è, ma il lavandino sì. Ristorantino ben organizzato. Comunque la basura è veramente padrona di questo posto. Qui sta bruciando della plastica. Voilà. Non si respira, la plastica che brucia. E questo è il ponte di El Tunco. Però sono tutti super simpatici, eh. Ecco, mi raccomando, non buttate basura, eh. Che se no ve fanno la multa. Forse a El Tunco si entra da qua. Vi abbiamo già detto, a El Tunco il turismo vive grazie al surf. Surf lessons. Vabbè, pare evidente che la calle principale in questo momento sia un grosso cantiere, però quando sarà finito non sarà male. Ed eccoci arrivati a capire perché questo posto piace ai turisti. Perché ci sono un sacco di souvenir, un sacco di baretti. E qui ragazzi siamo arrivati praticamente allo sbocco del fiume sul mare con il piccolo ragazzino che pesca. Vuoi mirare se tu sei un buon pescador? Lui lo pesca, poi te lo danno subito a mangiare. E ora andiamo a vedere la playa.
dire che sia brutta, ma non è certo la playa dove fare il bagno, è un posto da surfisti. Locale con Lucia direttamente sul bagnasciuga, che direi è praticamente inesistente. Surf resort. Non so se anche voi notate un certo contrasto con la basura che c'è sta nella via a fianco rispetto al leggero lusso che si respira in questi locali. E comunque, secondo me, qua un po' la basura la tolgono, eh. Da questa spiaggia un po' la basura la tolgono. Però effettivamente la passeggiata che ci viene concessa dai proprietari dei locali di El Tunco ci consente di attraversare la città godendoci un pochettino della brezza dell'oceano. Però se vuoi c'hai la maca proprio fronte spiaggia, cioè fronte rocce, fronte onde, fronte. Che ne dici? Abbiamo visto posti migliori. La nostra romantica passeggiata termina in questo splendido viale perché è la ruta d'evacuazione per tsunami. Comunque dovete sapere che tutti questi posti, dal più scarso a quello più lussuoso, hanno la piscina, a parte quello dove siamo noi. Perché? Perché se non hai la piscina non sei nessuno. E se non c'è lo spazio, come fai? Posto per la piscina lo devi trovare, perché se no non sei nessuno. Comunque, prima di lasciare El Tunco, dobbiamo fare ciò che va fatto in questo posto. Ciò per cui vale la pena venire qua. Ovvero, bersi una bella cervesita, perché ragazzi, qui da bere costa davvero poco. Gracias. Se la compro sul mercato, qui al Salvador costa di più. Ce l'ha messa, ragazzi. Mazza. Disfruttando di quest'unica opportunità di respirare diossina e gas di scarico, torniamo a casa. E quello è il Cerro Verde. Questo, posso assicurarvi, è l'insetto più strano che io abbia mai visto. Questa?